E salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feril, o se preferite Meloki, e questo è il video extra che vi avevo promesso su Vrindeti. Visto che abbiamo bocciato al primo appuntamento sia Craig che Matt, però voglio comunque vedere, sono curiosa di vedere che cosa nascondono, cosa hanno in serbo per noi, per cui farò off screen appunto rispetto alle live questi appuntamenti mostrandoveli in questo video extra. Praticamente questo video accade esattamente alla fine della diretta in cui abbiamo fatto gli appuntamenti, il primo appuntamento con Craig e Brian. Sono passati veramente pochissimi minuti, quindi adesso ci accingeremo a fare questi due secondi appuntamenti e vedere un po' come va. Sono completamente blind, non ho assolutamente idea. Vediamo un attimo che succede. Mandiamo un messaggino al nostro Craig, che ci ha veramente sfracanato le palle nel primo appuntamento. Terribile, terribile, veramente terribile, però vediamo. Esatto, appunto, però il gioco stesso ce lo fa notare che la volta scorsa è stata una merda, perché era impegnato, c'erano i bambini, le mamme in calore. Sì, vabbè, questa cosa non ci crede nessuno, però facciamo finta che sia reale, ovvero che dalla prima volta che ci siamo visti, no? Il protagonista, il nostro Sam, ha cercato di svegliarsi un po' prima per fare le corse, essere meno imbarazzante rispetto alla volta precedente. Vediamo un attimo che cosa succede. Forse emojis. Ok. Brunch. Corri e poi prendi il brunch. Ha senso? Ha senso? Salad night. Sì. Ah. Esatto, se noi cerchiamo di intraprendere un percorso di salute, anche Amanda dovrà seguirci e questa cosa non va assolutamente bene. Yeah. Ecco. Mio Dio. Limitiamo questa cosa a 4 volte alla settimana. Cerchiamo di farcela. Eh? Sì, esatto, correre è come una droga. Continua a dire, cioè gli appuntamenti con Craig sono gli appuntamenti con Amanda. Cioè non Craig dov'è? Vabbè. Ah. Probably not. Ok. Ha pure River al petto. Ma povera creatura che si deve beccare tutti gli scossoni del padre che corre. Ah. Ehi, bro. Oh. Povera River, veramente. Oh, che dolcezza. Arnold e Capibara. Capisco. Sì.
ogni mattina per 30 minuti. Sono praticamente un atleta d'élite. Ah. Ecco. Nice. Sono stato completamente colpito dal bisogno di raggomitolarmi nel mio letto. Che palle. Tutto bellissimo e tranquillo. Quello era il riscaldamento. Hey, bro. Ah, wait, che succede? Ah, una bottiglia d'acqua. Ok. You ready? Yeah, ok. Va bene. Siamo ancora vivi? Sta respirando pesante anche lui e questa cosa mi fa sentire un po' meglio, ok? Vabbè, siamo completamente zuppi di sudore. Ah, vabbè, sì, siamo molto meglio dell'ultima volta che ci siamo lanciati su un tapirulan. No. No. You bet, sì. Ok, quindi devi sapere due cose riguardo questa, vabbè, collinetta. Prima cosa, non fermarti finché non raggiungi la cima. Secondo, punta alla cima. Quella Hey! non è la cima. Oh no! I don't know. Finalmente ha raggiunto la cima della collina dopo aver superato quello che io inizialmente pensavo fosse la cima della collina. Sì, però questa cosa è vera, non fermarsi, cioè in salita non ti devi fermare, se no non ti ripigli più. Sento il cuore nelle orecchie. River, I am having a moment, please. Quindi è umano, ok. Ok. Sono ancora in agonia. Oh. Nice. The runner's height, ok. Oh, è questo, pensavo fosse, sai, la Oh. morte. Oh no, perché piange? No, abbiamo perso Arnold. Io devo starnutire. Oh no, abbiamo abbandonato il giocattolo della bambina. Dobbiamo anche trovarlo. Dovrebbe essere semplice, no? Dobbiamo soltanto tornare indietro sui nostri passi. Nice. Mi onoro del capibara che Craig mi spiega che è un grosso roditore nativo del Sud America. Che non troviamo il capibara. Oh. Bro adventure. A bro venture. Che è il good cop e il bad cop.
Beh sì, è anche un adorabile bambino attaccato al tuo petto, per cui questa cosa ti ammorbidisce un po'. Ecco, si stiamo incazzando per la pubblicità. Ehi! Ok. Ok, facciamo. Decidiamo momento per momento. Nice. Vabbè. Playgrounds. Interroghi Joseph. Interroghiamo Joseph. Beh, pure qua, Joseph. Cosa sta leggendo Joseph? Qua si fa cadere il suo libro? Sì, Joseph, mi sto esercitando, esatto. Sì, si assicura, come no? Un libro sulle corde e i nodi. Capisco, Joseph. Per le barche, nodi per le barche. Ah, sì. Cos'è un capibara? Ecco. No, non l'ho visto. Nice. Oh, Kirk Douglas. Ha perso i bambini, capisco. Ha perso i bambini perché stava leggendo il libro, capisco. Questo è un po' sospetto, Joseph. Norm McDonald. Cosa stai nascondendo, Joseph? Questa è qualche parte nella foresta, capisco. Torna al tuo libro sulle corde. Corde per le barche? Sì, Joseph, ci stiamo credendo tutti. Ecco. Ok, ci stanno guardando tutti i parenti perché stiamo strisciando in mezzo ai giochi per bambini cercando qualcosa. Non abbiamo trovato assolutamente nulla. Ok, cerchiamo un altro posto. Vabbè, Woods, dove ci saranno i bambini di Joseph, giustamente, nella foresta, capisco. Perché c'è Robert? Va bene, Robert della foresta. Non call me that. Non chiamarmi neanche così. Ok, ehi, hey, buddy. I don't know. Hey. Sto pensando, capisco. Questo è il mio tronco della riflessione. Capisco. Lo sa, Robert sa cos'è un capibara, perfetto. Ne hai visto uno? Uno di pezza, non uno vero. Quello sarebbe strano. Ecco, andrò a imparare a combattere e poi tornerò qua per prenderti a calci. Ti spoilerò la finale di stagione di The Long Haul Paranormal Ice Road con Strackers. Stai bleffando. Realmente del falio. Oh no. Stop, sei un mostro. Vabbè, niente, Robert. Vabbè, Robert è meraviglioso. I ragazzini inquietanti.
Mio Dio. Ehi. Sarei attento, non mi fido di loro. Roberto è cagato sotto dai gemelli satanici. Non mi fido di nessuno, nemmeno di voi. Non nemmeno di quel bambino. Ok. Andiamo più... Andiamo nella foresta. Mio Dio. No. Facciamolo. Nice. Il silenzio assoluto. Cosa stanno facendo? Hey! Ma che sta facendo? Che stanno facendo? Tagliando roba? Oh mio Dio. Cosa? Hey. Stavano... Stavano facendo a pezzi... In realtà sì. Oh no. Non so leggere. Dai. Sì, però non è che devi disapprovare, Craig. Baffanculo. Oh, man. No. Ma... È andato malissimo. Ah. Ma... I gemelli stavano lasciando a pezzi un peluche comunque. Ah? Sì, vabbè, ma che schifo. Cioè, ma che schifo. Mm. Ah. Ok, sa cosa. Ok, va bene. Forse abbiamo perso troppo tempo. Probabilmente se fossimo andati direttamente alla foresta saremmo riusciti magari a fermarli in tempo. Sì, ma che ansia. Beh, comunque che belli i figli. Io continuo a pensare che il cult ending, io continuo a ribadirlo, per me il cult ending è canonico, nel senso non è canonico che tu possa vivere quell'esperienza e scoprire quelle cose, ma tutti i retroscena per me sono canonici. Ah. Ecco. Siamo caduti per terra, siamo rimasti lì. Vabbè, è andata una merda. Avremmo preso un voto terribile. Infatti, è andato malissimo. Ma che schifo. Vabbè, Craig, fottiti. Che schifo, ragazzi. You've got dads. Che merda. Cioè, non è che siccome i figli di Joseph hanno fatto a pezzi il giocattolo di tua figlia è colpa mia. Cioè, che vuol dire? Ma vaffanculo, Craig, vaffanculo. Vabbè, ok. Ce lo siamo chiaramente giocati, non potremmo fare assolutamente nulla. Va bene, andiamo di Matt. Ok, che schifo, quanto mi sta sul cazzo. Ma che discorsi sono? Ma perché il mio appuntamento deve andare male? Perché i figli di Joseph hanno fatto a pezzi il... Cioè, peraltro Joseph si legge il libro sulle corde mentre i figli vanno nella foresta a fare a pezzi i giocattoli. È soltanto perché hanno trovato un peluche, perché se avessero trovato un bambù, ma dove cazzo le hanno prese le forbici? Vabbè.
Ok, ma invece di chiamare, di scrivere al tipo, perché non vado direttamente a prendere qualche caffè? Non c'è un caffè al suo bar? Father. Ah, giusto, c'è questo soggetto molto particolare. Pablo. Amanda mi sta giudicando. Questo non mi dissuaderà dall'impressionarti. Ecco. Devo fare qualcosa per proteggere mio figlia. Testi caffeinated beverage. Dica for cutie. Father John Misto. Ok, non ha provato stavolta. Sì, vabbè, senti, allora Matt, non mi devi fare le battute sulla musica perché io non le capisco. Hey. Il kid avrà 45 anni comunque. Record shopping. Beh sì, poi c'è questa cosa di Matt che dice che non riesce a stare per più di 5 minuti con qualcuno senza sentirsi a disagio, però in realtà è un figo che piace a tutti, va in giro, però vabbè, comunque in ogni caso, cioè, che tra l'altro dico, tu mi stai portando, stiamo uscendo per la prima volta, tu mi porti già di base a un posto dove io non sono a mio agio, ovvero comunque un concerto, e sa benissimo che io non sono a mio agio ai concerti, la prima cosa che mi dici è odio stare in mezzo alle persone, cioè dovresti cercare di mettermi a mio agio, non di peggiorare la situazione. Comunque, in ogni caso, sembra che noi riusciamo a parlare senza problemi. Ok, andiamo al negozio di dischi. Sì, infatti c'è un sacco di gente che cercherà di dire che il suono dei vinili è più caldo, più vero, più simile all'intenzione dell'artista, ma io penso che sia semplicemente simpatico collezionarli. Vabbè, ovviamente la collezione del fisico è tutta un'altra cosa, e poi comunque il vinile di base ha il suo fascino in ogni caso. Cioè pure io ho comprato dei vinili di alcune colonne sonore prima ancora di avere un lettore vinili, per dire. Solo per collezionismo. Però già stamattina c'è chi li ascolta anche. Hey. Oh, che dolcezza. Oh. Hey, Anarcho punk non-sploitation. Tra l'altro, se vedete, cioè, me ne sono accorta adesso,
proprio più o meno al centro dell'immagine, sopra il testo, ci sono due tizi, sono chiaramente due maschi che si stanno baciando. E vorrei tantissimo capire cosa c'è scritto, perché sotto c'è scritto kissing, però non so che cosa c'è scritto sopra. No, non si capisce. Se tu fossi un milkshake, che gusto saresti? Oh mio Dio, purple. Che cazzo è il gusto purple? Se io fossi un milkshake, che gusto sarei? Fragola. Hey. Se tu potessi acquistare solo un tipo di candela profumata per il resto della tua vita, quale sarebbe? Ma che minchia ne so io? Power Violence, Cherry Blossom? Candela profumata, io non voglio una cosa fresca. Con la candela profumata io vorrei qualcosa di o speziato o comunque dolce. La candela profumata che sa di montagna non me la prenderei mai, quella bagno schiuma e nemmeno. Fireball. Suono ambientale. Bowling alley, assolutamente no. Star Trek Bridge Ambience. Rain. Il tuo luogo di vacanze dei sogni. Ma è vero che... No. Ma backyard. La tua più profonda e scura paura. Vabbè. Ho paura che le persone siano gentili con me solo perché vogliono qualcosa a me. Ho paura che non merito la felicità, che non la otterrò mai. E se nessuno esistesse a parte me e io avessi fabbricato questo universo, dire anche tu quando il cameriere ti dice di buon appetito. Ok. L'ultima, ovviamente l'ultima. Wait, what? Hey. Dance Boys Kissing. Ok, si chiama Dance Boys Kissing. Poi c'è Yacht Club Miracle, vabbè. Fake Bird, Arms Race, Set Swears, Steady Boo, Dinner Food, vabbè. Couples Therapy. Oh, ci sono un sacco di cose carine. Stavo anche guardando, casomai c'era qualche... Perché ho letto, però non li ho mai trovati, che ci sono nascosti nei disegni dei fondali altri simboli del culto, della setta, però non ne ho mai visti, ne ho visto solo uno, è la croce di Joseph in chiesa e basta. Vabbè, comunque è tornato. Trouble will find me by the National. Ok. Va bene. Oh. Mi guarda sospettosamente. Chi è il nerd? Boh, non lo so, lui sembra che fa amicizia con tutti, quindi a me non sembra così tanto introverso, comunque vabbè. Open Midnight. Hey. La Madonna. Oh. No, non ho voglia. Hey. Arrossisce, vabbè. Hey. Mentre i gatti stanno distruggendo tutto, non so se si è sentito il botto, sono ovviamente delicati come delle palle da bowling. Va bene, ok, una canzone importante ormai, non solo perché penso che è bella da ascoltare, ma anche per quando, dov'ero e cosa stavo facendo quando l'ho ascoltata. Giustamente la musica porta anche dei ricordi, è normale. Hey.
Beh, certo, è normale che sia così. Vabbè, la musica, come qualunque cosa, in realtà, un odore, un film, una foto. Oddio, say no to drugs. Ma sì, dai, vai. Hey. Hey. Ecco, a posto. E vabbè. Sai che la... che l'erba è stata legalizzata in questo stato, sì? Io lo sapevo. Beh, chissà che cosa si nasconde nel terreno, no? Sotto Marmapool Bay. Magari qualche strano sotterraneo pericoloso di una setta, vero, oscura. Vabbè. Mr. Dragman. Ecco, figlio di Damien. What? Mr. Dragman. Vabbè, però posso dire che davvero sono... cioè, Craig e Matt sono veramente due palle al piede. Uno cosa. Hey. Yeah. Hey. Oh. Uno. Oh mio Dio. Ok, guarda, prendete questo e datemi $10, basta che non lo dite a mio padre. Dimentichiamo che tutto questo sia mai successo. Gli ho dato una bustina di qualcosa e è scomparso. Oh! Ah, quindi è a casa sua a fumare? Mi sento di nuovo sedicenne. Do drugs, hey. Vabbè. Let's do some drugs. Hey. Hey, Okay. Ecco, vedo che non è bravo manco lui. Ecco, non sono mai stato bravo a fare questa cosa. Madonna, si sono incapaci. Ma non che io sappia farlo, non ho mai fumato manco una sigaretta. Open up the nug. Smoke some of the gateway drug. Oh no. Hey. Hey, Ah, è origano. Ecco perché c'è odore di pizza. Oh mio Dio, li ha fottuti, gli ha dato l'origano. Come ha fatto a non accorgersene, cazzo? Ehi.
hanno fatto a non accorgersene? Cioè, io capisco, cioè, porca troia, pure io so l'odore dell'erba. Comunque non sa di origano l'erba. Hey. Tutte le madri, tra l'altro, tutte le madri che sono morte, è successo le cose brutte, tra l'altro, a quanto pare nella cult ending viene giustificata tutta questa cosa. Comunque. Oh, che dolcezza! Ecco, quello era assolutamente il momento in cui dovevano fumarsi qualcosa, perché questo discorso sta finendo malissimo. Oh. Sempre voluto aprire un negozio, una caffetteria, ed è morta prima che aprisse. Che cosa brutta. I mean, I don't know if I should. Hey. Oh mio Dio. No, non continuare, perché adesso tira, no, suonava lei. Oh, man. No, non suona. Finirà malissimo. Hey. Vabbè, ho capito. La faccia dell'essere scarso. Hey. Ah, la faccia dell'essere niente, eh? Eh sì, ma ha 3000 traumi sto tipo, comunque, che di cui non vuole parlare. Hey. Hey. Oh. Hey. Che sta facendo? Che fa? Ok, sta modificando delle foto. C'è ancora puzza di pizza. Ora ha fame perché ha sentito l'odore della pizza. Hey. Ecco. I'm hungry, I'm hungry, I'm dead. Vabbè. Sei un mostro. Spaghetti. Di notte. Vabbè. Ok. Ha suonato il piano per te, dude. Quindi stanno andando. O no? No. Vabbè, sì, solite stronzate in TV.
Ah, ok, è andata. Va bene, se avrò preso una A probabilmente. B! È andata una merda! Vabbè, ragazzi. Non ho mai, mai preso dei voti così bassi. Questa è la prima volta che registro, non essendo in live, ho preso dei voti di merda. Vabbè, mi si conferma comunque che questi due sono assolutamente da cestinare. Per quanto mi riguarda, c'è due palle infinite. E niente, va bene. Poi faremo in live, faremo Brian, Robert, Damien, ma... Cioè, Damien più che altro per tiepida curiosità, però, dei tre, sinceramente. Cioè, Brian mi intriga... il fatto che ci sia questa cosa di questa competizione, e poi comunque mi piace. Vabbè, Robert è una patata, l'abbiamo scoperto. Damien ha sicuramente altro da dire, cioè, comunque, per quanto dei tre è quello che mi interessa assolutamente meno. Mentre poi, vabbè, Ugo e Joseph. Vabbè, Ugo è l'obiettivo number one. Per quanto proverò comunque a fare anche il finale di Joseph e vedere come va a finire. Però, che poi non so se il finale è il terzo appuntamento oppure dopo, non lo so. Cioè, io non lo so se c'è un extra, che quindi sono tre più il finale che si sblocca. Penso, cioè, suppongo, non lo so. Comunque, nulla. Delusissima? Veramente delusa, non ve lo nascondo. Che cacata. Cioè, Matte è una persona chiaramente problematica, che è molto chiusa. Io non ho nessuna voglia di avvicinarmi a lui, sinceramente. Non è proprio il mio tipo. E Craig, madonna. Cioè, appuntamento che va male, mi tratta di merda perché lui ha perso il pupazzo di sua figlia. E i figli satanici di Joseph l'hanno fatta a pezzi. Mi tratta di merda. Boh, veramente boh. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!